Buonasera e ben ritrovati a Note di Stile. Ancora una volta, io sono Maurizio Andreolli, docente di Super. Anziché fare una chiacchierata soltanto di disegno, faremo una chiacchierata di costume. Abbiamo già visto svariati capi d'abbigliamento della moda maschile. La giacca, la cravatta, la camicia. Abbiamo visto come sono partiti da lontano e ci abbiano poi accompagnati nei secoli per arrivare alle fogge che attualmente conosciamo. Oggi chiudiamo con i cappelli. Anzi, meglio, il cappello che abbiamo qua sul cactus, peraltro vero protagonista, e vediamo da dove arriva. Ancora una volta, il cappello è un indumento che ha un'origine lontanissima nel tempo. Da che esiste l'uomo, praticamente c'è la tendenza a coprire il capo, vuoi per protezione, ma vuoi anche, sicuramente, per in qualche modo così designare una carica sociale. Dicevo, l'abitudine di coprire il capo è qualcosa che affonda nella notte dei tempi. Abbiamo testimonianze sulle pitture rupestri di sciamani, capi tribù, con il capo in qualche modo adornato di copricapi, scusate il gioco di parole. Dopodiché poi, diciamo che le prime attestazioni, effettivamente, ancora una volta nell'antico Egitto, dove in qualche modo la foggia delle pettinature si intrecciava con nastri, gioielli, sia negli uomini che nelle donne, per creare qualcosa che non era ancora un cappello, ma era una specie di acconciatura cappello. Certamente c'erano dei copricapi, il faraone stesso portava la doppia corona bianca e rossa, simbolo di potere, che era sostanzialmente l'evoluzione di un cappello cilindrico innestato su un cappello conico. E poi ovviamente la gente del popolo non faceva nient'altro che coprirsi la testa, in caso di intemperie, forte calore, eccetera, con dei panni di lino e cose del genere. Ovviamente questo costume si diffonde ovunque ci sia la civiltà. Abbiamo bassorilievi assiro-babilonesi, dove vediamo copricapi a forma di cono uncinato. Abbiamo nell'antica Cina, dall'imperatore fino al più umile contadino, portavano delle sorte di cappelli squadrati, ma con gli angoli smussati. In Giappone, stiamo facendo un'ampia carrellata, si potrebbe veramente spaziare dappertutto. In Giappone abbiamo i classici copricapi in fibra di bambù, in fibra di paglia, molto ampi, addirittura che scendevano con la tesa oltre, diciamo, l'orlo degli occhi, e avevano quella piccola feritoia fatta di stecchetti di bambù. Insomma, ovunque ci sia la civiltà, ci sono dei copricapi. Rimanendo nel bacino del Mediterraneo, cosa succede? Che certamente anche nell'antica Grecia e nell'antica Roma abbiamo dei copricapi, sono varie cose, c'è cioè il tutullo, la cuffia, la filfia, cioè sono sostanzialmente copricapi di stoffa, quelli che c'è all'esposizione, quindi sicuramente il lino, il cotone, venivano usati per proteggersi dalle intemperie, dal freddo, dal calore. C'era sicuramente qualcosa fatto con la paglia intrecciata, ovviamente non sono rimaste testimonianze se non su qualche vaso, in qualche affresco, per proteggersi dal sole, quindi da parte dei contadini. Però sostanzialmente cappelli come li intendiamo noi oggi non ce n'erano. Quindi erano tutti copricapi che non avevano, nella stragrande maggioranza dei casi, la tesa, l'ala, cioè la parte che in qualche modo proietta l'ombra, semplicemente erano così per proteggere la testa, proteggere dalla pioggia, dal freddo, eccetera. Quindi in realtà il cappello non fa la sua vera apparizione come lo conosciamo noi per un lunghissimo periodo. Per tutto il Medioevo, per esempio, il costume di avere questa sorta di cappuccio, di piccola cappa, da cui il termine cappello è piccola cappa, quindi una piccola mantella che, coprendo la testa, poi via via scende anche sulle spalle, con l'effetto di una piccola cappa. Quindi per tutto il Medioevo l'usanza, il costume è stato quello di avere questa protezione per il capo, che poi ovviamente a seconda del ceto sociale, del rango, eccetera, era più o meno decorata, di stoffe via via più ricche, eccetera. Ovviamente il popolino aveva delle piccole cappe di stoffacce, insomma, di tessuti grezzi. Invece i nobili avevano sempre questa cappa, che il cui nome tecnico era il mazzocchio. Il mazzocchio era una cappa di fine tessuto. Mazzocchio era proprio la parte che andava sopra la testa, quindi aveva delle cuciture che in qualche modo assecondavano la forma della testa.
Poi aveva sul lato sinistro, che scendeva lungo la spalla, una lunga e morbida tesa più decorativa che non effettivamente utile, un po' come oggi forse portiamo la pochette nella giacca, che si chiamava foggia, e poi posteriormente procedeva con una lunga striscia che finiva con una punta triangolare detta becchetto. Questo insieme ha funzionato per un sacco di tempo, quindi dobbiamo arrivare fino praticamente al XIII secolo. Però la cosa che è curiosa è che il cappello fatto di tessuto magari più spesso, della lana cotta, non si era ancora inventato il feltro, ma ci si stava arrivando, non con la forma che conosciamo, ma con qualcosa che gli va un filino più vicino, si afferma prima nelle classi popolari, cioè il popolino, quello che lavorava nei campi, ancora una volta, un po' come la storia della giacca, cioè il popolino che lavorava nei campi, che faceva parte di corporazioni, che magari faceva un mestiere, eccetera, inizia a indossare più che la piccola cappa che ricade sulle spalle, che sicuramente non era neanche pratica, dei cappelli, o meglio dei berretti, e adesso vedremo qual è la differenza, che iniziavano ad avere una foggia già più simile a quelle che conosciamo. Innanzitutto, qual è la differenza tra cappello e berretto? Il cappello ha una tesa che gira tutto intorno e che proietta un'ombra sul viso, mentre il berretto non ce l'ha. È un berretto il basco, è un berretto il fez. Poi sono tutti i modelli di copricapo che andremo a disegnare, ma in ogni caso, tutto ciò che non ha una tesa circolare che va in cappello stesso non è tecnicamente un cappello, ma è un berretto. Dopodiché possiamo chiamare berretti anche quei tipi di cappelli come la coppola che hanno una piccola visiera soltanto nella parte del volto, sull'anteriore, ok? Sono berretti anche per dire quello molto strano che indossa Sherlock Holmes, il cui nome tecnico è Deer Seeker, che vuol dire cacciatore di cervi, è un berretto che nasceva per la caccia, che ha questa doppia visiera e poi due parorecchi che rimangono solitamente sempre risultati in alto. Quindi sono berretti di quelle cose che non hanno una tesa circolare. In ogni caso, come dicevo, attraversiamo il Medioevo impunemente, senza che appaiano cappelli con la tesa. Un classico esempio è, diciamo, il berretto che vediamo sempre, adesso che ricorrono i 700 anni, in testa a Dante Alighieri. Dante Alighieri in tutte le rappresentazioni ha quella specie di, oggi la chiameremmo cuffiettina da nota, una cosa un pochino strana, quello era il classico berretto medievale morbido, con questa forma a cono, diciamo, leggermente arcuata, quindi anche i nobili, Dante, pur non essendo nobilissimo, era comunque una persona autorevole, tecnica del suo tempo, indossavano queste sorte di copricapi un pochino strani. Come dicevo, arriviamo al XIII secolo, momento in cui, diciamo che innanzitutto c'è una svolta tecnica, cioè si impara la tecnica della feltratura. La feltratura è quel procedimento chimico-meccanico, adesso non stiamo a entrare in dettagli tecnici troppo complicati, che sostanzialmente permette di prendere un qualunque pelo animale. Noi abbiamo in mente il feltro di lana, ma in realtà io il feltro lo posso fare con qualunque vello animale. Lo posso fare con il pelo di castoro, col pelo di martaro, col pelo di lontra, col pelo di ratmuschè. Lo posso fare con qualunque tipo di pelo animale, perché ovviamente tutti i peli animali, lana compresa stessa, hanno una struttura proteica che, lavorata adeguatamente, in qualche modo si apre e è come se i vari pelettini che compongono il vello si andassero a solidificare insieme, creando una sorta di tessuto. Il feltro non è un tessuto, quindi non ha una trama e un ordito, però ha una compattezza molto alta. Insomma, nel XIII secolo, meglio alla fine del XII, inizio XIII, la tecnica della feltratura diventa ben stabilizzata come procedimento. E a quel punto lì si iniziano a foggiare dei cappelli di feltro, che venivano, la cui forma viene data con il calore, quindi immaginatevi che viene creato una sorta di panno di feltro, che poi si scopre che appoggiandolo a una superficie calda con la forma della cupola del cappello stesso, prenderà quella forma lì in maniera stabile. Bagnando, scaldando, facendo asciugare il feltro, lo si può modellare letteralmente. È il procedimento che viene usato ancora adesso. Per cui, con l'affermarsi della tecnica di feltratura, si afferma il feltro, materiale che resiste molto bene all'acqua, è durevolissimo, estremamente robusto, si può potenzialmente tingere in svariati colori, per cui si iniziano a produrre cappelli di feltro.
il XIII secolo è il momento in cui il cappello, già con la tesa, quindi già con quella parte che gira tutto intorno al volto, assume più o meno i tratti che conosciamo. Da quel momento lì, oh, tenete presente che i materiali a quell'epoca lì erano, cioè variavano molto a seconda di chi indossava, e se il popolano aveva poco più che dei cappelli in feltro di lana, che era diciamo la versione più economica, il re, perché anche il re portava il cappello alla bisogna, portava invece dei cappelli fatti con un feltro di pelo molto più pregiato, magari di volpe, di martora, di castoro, perché sono tutti animali che hanno un pelo estremamente fine, estremamente bello, anche come mano, anche come sensazione al tatto, che quindi dava la possibilità di creare dei copricapi estremamente belli, con una certa lucentezza, con quasi una sorta di pettinabilità delle fibre stesse, ok? Ovviamente la procedura era molto più lunga e costosa per creare questo tipo di feltro rispetto al feltro di lana, ma in ogni caso i primi cappelli di lusso che noi vediamo sono fatti in pelo animale di questi appunto animali che abbiamo menzionato. Ovviamente il cappello segue in maniera molto stretta la storia del costume, per cui nel momento in cui, per esempio, si vanno ad affermare le parrucche via via sempre più sovradimensionate, quindi pensiamo per esempio al barocco, i cappelli stessi fanno lo stesso lavoro, cioè in qualche modo diventano sovrabbondanti, decoratissimi. Ogni paese, penso per esempio alla Spagna barocca, adotta soluzioni per renderli via via più vistosi, quindi si applicano guarnizioni, medaglie, piume, medagliette, lustrini, paillette. Detto così adesso sembra una cosa incredibile, però il costume nei tempi passati, specialmente per le classi abbienti, nobili, i re, era qualcosa di estremamente sfarzoso. Abbiamo già detto nelle altre puntate che in qualche modo l'abito doveva tassativamente, molto più di oggi, riflettere lo status di chi lo indossava. Ragione per cui la decorazione con materiali preziosi, preziosissimi a volte, era parte imprescindibile dell'abbigliamento del nobile e più ancora del regnante. Quindi ovviamente non si badavano a spese, e pur di avere, diciamo, la massima resa, i cappelli si arricchivano in maniera incredibile. È in quest'epoca, quindi XIV-XV secolo, che vengono aggiunte piume di animali esotici che vanno a mano le scoperte geografiche portavano alla ribalta. La cosa che è interessante è che il cappello da subito è un indumento unisex che viene indossato indifferentemente sia dagli uomini che dalle donne, ovviamente con fogge differenti, portati in maniera differente, però il cappello da subito è per entrambi i sessi. È esattamente in quest'epoca che si inizia anche a stabilizzare, diciamo, una sorta di galateo del cappello, quando lo metto, quando lo tolgo, quando basta semplicemente sollevarlo dalla testa. Banalmente è in quest'epoca che si stabilisce che gli uomini, negli ambienti chiusi, quindi ogni volta che entrano in una stanza, oggi diremmo anche quando entri in macchina, per esempio, devono tassativamente levarsi il cappello. Mentre, e questa regola è tuttora valida anche oggi, le donne in un ambiente chiuso possono continuare a portare il loro cappello, a patto che ovviamente abbia una dimensione non esagerata e quindi non intralci eccessivamente i movimenti. Va bene? Che cosa succede? Che ovviamente tutti i vari produttori di cappelli, eccetera, fanno a gara, un po' come è successo anche per gli altri indumenti, per creare nuove fogge di cappelli. La testa degli esseri umani è ovviamente sempre quella, però diciamo che possono cambiare le tipologie di forma di che cosa? Delle due parti fondamentali che creano il cappello, che sono la cupola, che è la parte che ricopre ovviamente la testa, e della tesa. Direi che a questo punto conviene fare qualche disegno per capirci un pochino meglio. Allora, innanzitutto vediamo le parti diciamo costitutive dei cappelli. Poi ovviamente possono variare come forma, ma tutti i cappelli hanno questo tipo di parti che li compongono. Allora, vado a disegnare, faccio una piccola traccia a matita. Noi abbiamo la parte, diciamo, che ricopre la testa. Ok, eccoci qua. Passo a pennarello così abbiamo una visione più netta e chiara. Poi vediamo anche come collocarlo sulla testa di un eventuale personaggio. Quindi lì facciamo anche un po' di disegno, perché effettivamente non è semplicissimo. Comunque sì, un cappello in estrema sintesi,
molto estrema sintesi, è questo. Eccoci. Quindi un cappello è esattamente un oggetto fatto così. È un oggetto che è costituito, come dicevo, da una parte verticale detta cupola, che può avere tantissime forme, può essere cilindrica, a tronco di cono, semisferica, composita, cioè inizia come tronco di cono ma finisce semisferica. Può essere veramente di tantissime fogge, può essere svasata, come poi vedremo nel cappello a cilindro, cioè c'è di tutto. In ogni caso c'è una parte verticale che copre la testa, in maniera più o meno aderente all'anatomia della testa, del cranio, oppure in maniera molto più sovrabbondante. Dopodiché c'è una parte circolare, più o meno estesa, quindi può essere più o meno corta, che è la parte dell'ala, o tesa, che dir si voglia, che poi io qui l'ho fatta perfettamente dritta, perché quando il cappello nasce è dritta, dopodiché nelle varie fogge viene o risvoltata solo da una parte, o risvoltata in maniera simmetrica, oppure abbassata nella parte anteriore, cioè ci sono tantissimi modi per aggiustare la tesa del cappello. In ogni caso, queste sono esternamente sono le sue parti. Di solito c'è sempre anche una guarnizione costituita da un nastro, per lo più, ma attenzione, dico nastro, ma può essere qualunque cosa, potrebbe essere un laccetto in cuoio, un nastro di grosgrain, di seta, di cotone, di lana, ce n'è di tutti i tipi. Una guarnizione che decora, ha solo uno scopo decorativo, la parte verticale della cupola, in questa maniera qua. All'interno, facciamolo direttamente col pennarello, tanto si riesce tranquillamente, quindi se noi rovesciassimo il nostro cappello e lo guardassimo dall'interno, in questa maniera qua, così, e aggiungiamo anche questo, ok. Quindi visto dall'interno, vedete qui nel mio disegno, un cappello presenta un nastro all'interno, che è la parte che tocca la testa, che si chiama marocchino, chiamato così perché originariamente era fatto in cuoio, cioè in marocchino, che è il termine che indicava originariamente il cuoio di alta qualità, che ovviamente veniva lavorato dal Marocco, e questa è la parte che ha contatto la testa. In realtà adesso il marocchino può essere fatto in altri materiali, molto molto spesso è in seta, o un filato sintetico che sembra di seta. Poi, una cosa che è interessante è che nella parte posteriore, l'ho disegnato piccolino, lo vedete qua, c'è sempre nei cappelli di pregio, ovviamente, una specie di fiocchetto. È come un nastrino cucito e legato a fiocchetto. Non c'è sempre, ripeto, è una prerogativa dei cappelli di alta qualità. Però quel fiocchetto lì serve a due cose, fondamentalmente. Intanto, banalmente, per indicare qual è la parte anteriore e qual è la parte posteriore del cappello, perché non è automatico. In secondo luogo, serve anche per verificare lo stato di usura del cappello. Quando il nastrino è molto consumato, quando questo fiocchetto che c'è dentro al cappello è consumato, è un po' il segno del cappello da cambiare. Verità o leggenda che sia, è anche decorativo, cioè è un plus di decorazione all'interno. Però è interessante questo piccolo risvolto. Dopodiché, la parte interna della cupola, ok, quindi quella che è subito sotto al marocchino, potrebbe avere una fodera, molto spesso di seta, di raso, raso di seta. È una fodera molto leggera che in qualche modo isola la parte interna del feltro del cappello della cupola dal cuoio capelluto dei capelli stessi. Non tutti i capelli ce l'hanno, però in linea di massima c'è. La versatilità di questo indumento è una cosa straordinaria. La cosa che noi assistiamo durante i secoli è che il cappello diventa letteralmente un elemento distintivo non soltanto della classe sociale, ma diventa un elemento distintivo anche della professione che si fa. Allora è ovvio che se vedi, facciamo degli esempi molto semplici, i cappelli da cowboy nascevano sì per la banale esigenza di proteggere dal sole, dal vento, dalle intemperie chi lavorava all'aperto, nascono in realtà in Spagna e poi vengono esportati negli Stati Uniti, come anche molta parte dell'abbigliamento del cowboy nasce nella Spagna, per poi spostarsi prima in Messico e successivamente nelle aree centrali degli Stati Uniti, come potrebbe essere il Texas, il Nevada, cioè dove si è più sviluppato l'allevamento estensivo di bovini, dove la figura del cowboy, che poi è banalmente il nostro bovaro,
sì, lavorava. Molto simile ai capelli da cowboy sono i capelli dei butteri della Maremma, che facevano esattamente lo stesso lavoro, e lo fanno tuttora, cioè di badare alle mandrie, e guarda caso il cappello del buttero, pur con piccole variazioni, assomiglia tantissimo al cappello Stetson, perché questo è il nome che hanno i capelli dei cowboy, degli Stati Uniti d'America. Sappiamo che le corporazioni medievali e medievali rinascimentali, fino praticamente alla seconda metà del 1800 e anche i primissimi anni dell'Ottocento, ogni corporazione, ogni mestiere aveva il suo cappello. Allora c'era il berretto del ferroviere, floscio ampio con la visierina, e poi c'è tuttora la toque del cuoco, che rientra nella categoria dei berretti, ma determina il lavoro. Certo, sì, è qualcosa per evitare che i capelli vadano dentro le pietanze, però non c'è chef che non abbia la sua toque. Avevamo i cappelli dei cocchieri, i cappelli dei fiaccherai, i cappelli degli spazzacamini, cioè ogni categoria lavorativa aveva un suo particolare cappello. Più che cappelli erano berretti, quindi erano dei copricapi con una visiera soltanto anteriore, molto spesso morbidi, quindi non rigidi, mentre invece il cappello rigido con la tesa era prerogativa delle classi, diciamo, un pochino più agiate, molto agiate. Sostanzialmente il cappello è a tesa larga con tantissime decorazioni per il XIII, XIV, XV, XVI e XVII secolo. All'inizio del 1700 si afferma in maniera fortissima una tipologia di cappello molto particolare, che è il tricorno. Il tricorno è quel tipo di cappello, lo andiamo rapidamente a disegnare, in cui praticamente abbiamo sì una cupoletta centrale, visto da sopra il tricorno si presenta esattamente in questa maniera qua, come dicendo me stesso. Cioè è un copricapo che ha la cupoletta centrale e poi le tre falde della tesa sono, cioè la tesa è piegata in tre falde, meglio, che creano tre punte che viste tra l'altro da sopra sono molto molto chiare come sto indicando nel disegno. Quindi il tricorno praticamente è un cappello come questo, con l'eccezione fatta che ha la cupola perfettamente rotonda, in questa maniera qua, e poi le falde viene piegate in tre parti, in questa maniera qui, e rigirate su in questa maniera qui, da cui il tricorno. Il tricorno diventa, ecco, è il primo caso in cui c'è un cappello in una foggia di cappello in particolare, quindi siamo inizio del 1700, in cui una foggia di cappello particolare si impone nella moda in maniera massiva, cioè tutti gli uomini di quasi qualunque rango, ovviamente in versione più umile per il popolo, invece in versione più di lusso per l'allora nascente borghesia e poi via via la piccola nobiltà, la nobiltà fino al regnante, comprese le classi militari, eccetera, indossano il tricorno. E il tricorno la fa da padrone fino praticamente al 1806. Nel 1806 il cappellaio Lower di Londra ha un'intuizione geniale, crea il cilindro. E il cilindro, che adesso disegniamo, è un tipo di cappello, il cilindro tutti lo conosciamo, cilindro detto anche tuba, che dir si voglia, è un cappello che ha la parte, diciamo, centrale della cupola estremamente elevata. Ok, in questa maniera qua. Quindi il cilindro è questo, che tutti noi conosciamo. Quindi, dicevo, nel 1806 Lower praticamente crea il cilindro, ovviamente lavorando con un feltro molto pregiato, perché era un cappello che inizialmente nasceva per la gran sera, per l'occasione, non era un cappello esattamente da tutti i giorni. In ogni caso, lavorando quindi delle feltrature di pelo molto nobile, quindi martore, castori, quindi animali che davano una feltratura di altissima qualità e tingendo di un nero profondo, crea il cilindro. La cosa che è interessante è che il cilindro inizialmente viene estremamente osteggiato nella moda maschile, cioè ha avuto molti detrattori all'inizio. Perché? Perché sembrava una cosa eccessivamente eccentrica. C'è un bellissimo scritto di Lord Millard, che era un lord londinese particolarmente
attento alla moda, in cui diceva che il cilindro era un'offesa sociale addirittura. In realtà però il cilindro si fa strada prepotentemente e nel giro di pochissimi anni soppianta il vecchio tricorno, che viene completamente abbandonato, che sopravvive, anche se per poco ancora, in alcune divise militari, per poi essere completamente dismesso. E questo passaggio qui è importante, perché il cilindro in realtà, per quanto oggi ci possa sembrare un tipo di copricapo estremamente strano, eccentrico, quasi da prestigiatore, in realtà spiana la strada al cappello moderno, come lo conosciamo, perché poi allora il cilindro rimarrà come cappello da sera. In realtà la cosa che succede è che in versioni più basse, le via più basse, dal via a tutti quei cappelli che oggi conosciamo, e che, curiosità è interessante anche questa, prendono il nome dai produttori che lo confezionavano. Per cui ovviamente, per esempio, in Italia abbiamo i Borsalino, che sono cappelli in feltro, caratterizzati dal fatto che nella parte della cupola molto spesso presentano i classici pizzicotti, cioè il borsalino si contraddistingue dal cappello classico, rigido, per il fatto che ha due cose che in qualche modo lo rendono peculiare. Ha questa specie di acciaccatura nella parte sommitale della cupola che si chiama vaga. E poi ha i pizzicotti, cioè questa specie di pizzicature sulla struttura che rimangono permanentemente, diciamo, visibili, che possono essere o due o quattro. Contemporaneamente si sviluppa il Panizza, dall'omonimo produttore. Negli Stati Uniti si sviluppa lo Stetson, dal produttore che produceva eminentemente cappelli da cowboy. Si sviluppa il cappello Bailey, che è una specie di borsalino, ma di ambito statunitense. Le differenze tra questi cappelli quali sono? Ma banalmente l'altezza della cupola, la lunghezza della tesa, il materiale, il colore. Però sostanzialmente sono tutti cappelli in feltro, sono cappelli adatti alla stagione invernale, perché contemporaneamente, per esempio, a Panama si sviluppa il cappello di Panama, cioè un cappello di rattan intrecciato, di fibra superficiale di rattan, meglio, intrecciato molto strettamente, molto morbido, molto fresco, congiuntamente viene fuori anche sempre in paglia la paglietta, cappello estivo che viene utilizzato dapprima soltanto dagli studenti dei collegi in Inghilterra e poi invece si diffonde come cappello a tempo libero. Nel 1860, per esempio, si sviluppa la bombetta, creata, confezionata da un altro maestro cappellaio che si chiamava Blower, da cui il nome è Blower Hat, che come abbiamo in Inghilterra, mentre invece in America si chiama... porca miseria, non me lo ricordo. Scusate, sono dimenticato. Ha un nome diverso perché viene utilizzata, veniva vista utilizzata negli sport, diciamo, all'aria aperta, quindi aveva questo tipo di utilizzo diverso. In ogni caso, si sviluppa la bombetta, che ha la caratteristica forma tondeggiante della cupola, una piccola tesa risvoltata, e quindi il cappello di feltro assume un'enorme importanza e viene portato sempre. Il fatto di stare a testa scoperta è quantomeno disdicevole, cioè il gentiluomo, ma che sia anche di una classe borghese o anche di una classe inferiore, molto difficilmente esce senza il cappello. Vi faccio vedere, a proposito di cappello, una piccola accortezza per disegnarlo correttamente. Allora, se io ho la forma della testa, che è quella da cui suggerisco come sempre di partire, quindi ho fatto il mio piccolo sketch della testa, aggiungiamo anche la linea mediana e la linea degli occhi, io vado a modellare il cappello, nel momento in cui lo faccio indossare, intorno alla testa stessa. La cosa che io consiglio è di fare prima la parte verticale della cupola e, in un secondo momento, di fare la tesa, anche per orientare correttamente l'andamento del cappello, se lo voglio portato dritto normale, oppure lo voglio sulle 23 o all'indietro, eccetera. Okay? Allora, si fa in questa maniera qua. Oh, forse nel frattempo dalla regia mi sta... Ah, ecco, infatti, esatto, in America la bombetta si chiama Derby Hat, cioè
cappello per il derby, perché veniva indossato dai gentiluomini che andavano a vedere le corse di cavalli. Scusate il lapsus, ma evidentemente è l'età che avanza. In ogni caso, io consiglio di fare la testa, disegnare l'anello come se fosse la striscia di Marocchino intorno al cranio, in questa maniera qui, far sviluppare l'altezza della cupola come se non ci fosse la tesa, e solo a questo punto disegnare intorno la tesa del cappello. Piaciuto il trucchetto? Passiamo col pennarello. Questo è utile perché in questo modo io riesco a stabilire perfettamente, questo è ovviamente un trucco da disegnatori, poco importa con la storia del costume, però io riesco a stabilire perfettamente la posizione, vedete, che voglio dare, l'orientamento meglio che voglio dare al mio cappello. Dopodiché vai a foggiare il cappello come meglio credi. Ora qui l'abbiamo messo inclinata all'indietro, proviamo a fare invece un cappello portato correttamente. Quindi abbiamo nuovamente la nostra testolina. Ok, disegno ancora una volta il punto d'innesto del marocchino sulla testa, disegno la cupola, facciamo una bombetta, o derby hat, per dirsi voglia, ora che abbiamo risolto il dilemma. E poi intorno abbiamo la tesa che si rigira in questa maniera qua. Quindi disegniamo la nostra bombettina, facciamo in questo modo. Questo, e parlo agli amici disegnatori, è un metodo estremamente efficace per stabilire con estrema correttezza, vedete, la posizione del cappello rispetto, per esempio, alla linea degli occhi, eccetera. Cioè, il rischio che si corre nel disegnare, Dio non voglia, prima il cappello e poi la testa, oppure ancora la testa non completa e completata col cappello, è di fare o un cappello sottodimensionato rispetto alle proporzioni della testa, oppure di non riuscire a collocarlo correttamente rispetto agli intenti, diciamo, narrativi che abbiamo nel nostro disegno. Piccola divagazione, ma perdonatemi, questo insegno. Invece interessante è la varietà pressoché sterminata di cappelli e copricapi. Adesso vi disegno alcuni in maniera molto rapida, però, quindi abbiamo per esempio il fez, classico di tutta la zona del nord africana, quindi è un cappello, meglio un berretto a forma di cono, di tronco di cono, con una nappina che scende, anche qui a seconda del colore, della lunghezza della nappa, eccetera, eccetera, rappresenta corporazioni, status sociale, eccetera, eccetera. Il turbante, che per esempio indossano gli indiani Sikh, è un cappello, è un copricapo berretto, però in realtà è veramente berretto, che lo conosciamo tutti, per esempio la coppola, che apparentemente sembra nata, che è fatta in questa maniera qua, che apparentemente sembra qualcosa che appartiene alla cultura siciliana, in realtà il cap hat, da cui il nome coppola per storpiatura, nasceva come cappello per l'attività sportiva, tipo il golf, piuttosto che il polo, sempre in Inghilterra. Gli inglesi sono stati dei grandissimi fautori del cappello, il che non ci deve stupire, perché essendo loro un clima leggermente umido e uggioso, ovviamente l'utilizzo del cappello era fortemente consigliato. Il basco è un altro tipo di berretto, qui poi rimarrebbe la testolina ovviamente, è un altro tipo di berretto, addirittura senza neanche una visiera frontale, quindi è completamente privo. E dopodiché abbiamo una sterminata varietà di cappelli, appunto i borsalini, i panizza, il fedora, che è una specie di borsalino ma con la testa più piccola, che deve il suo nome a una commedia inscenata, una commedia teatrale inscenata nel 1882 da Sarah Bertrand, in cui lei indossava questo tipo di copricapo. Quindi in realtà ce n'è tantissimi, ma strutturalmente la loro forma è sempre la stessa. Concluderei con una piccola riflessione, che è questa. Ora il cappello si usa veramente molto molto di meno, addirittura portarlo adesso sì, è un pochino tornato di moda, ma è sempre una cosa che, specialmente per gli uomini, ti dà un aspetto quasi da dandy, da eccentrico, da hipster, mettiamola come vogliamo. Mentre anche solo 40 anni fa, 50 anni fa, come dicevo, mai un uomo adulto sarebbe uscito senza cappello. In realtà il cappello nell'immaginario nostro è fortemente stratificato e stabilizzato. Nel cinema, il cappello di Indiana Jones, il cilindro di Willy Wonka, il cappello a cilindro enorme del cappellaio matto,
La bombetta del vagabondo di Chaplin, La bombetta dei teppisti di Arancia Meccanica, Il cappello di Sherlock Holmes. Noi possiamo veramente percorrere il cappello di Humphrey Bogart in Casablanca. Cosa sarebbe Casablanca con un Humphrey Bogart a capo scoperto? Cioè, noi in realtà possiamo ripercorrere la storia del cinema e della letteratura veramente attraverso i cappelli. In qualche modo è qualcosa che, se noi dovessimo disegnare un uomo elegante, lo faremmo sicuramente con un cappello, però oramai non portiamo più. Uno scrittore ha detto che il cappello in qualche modo è il riflesso della personalità di un uomo. E è un po' triste, allora, forse che oggi come oggi quasi nessuno lo porti più, se non magari proprio il berrettino di lana per proteggersi dal freddo. In realtà, secondo me, a me piace pensare questo, che forse il cappello forse un tempo veniva portato quasi più per timidezza, quasi per nascondere il viso rispetto agli altri sconosciuti. E forse oggi siamo un filo meno timidi, per cui non abbiamo più paura di nasconderci. In ogni caso, il cappello sta tornando e certamente non andrà mai via, perché è partito lontanissimo e in qualche modo ce lo siamo sempre portati dietro. Come abbiamo visto, cambiando posto, cambiando paese, cambiando cultura, cambia la sua forma, ma rimane assolutamente un tratto inestinguibile e fondamentale del costume di tutte le società, diciamo, culturalmente elevate. Quindi non esiste costume nazionale che non preveda un suo cappello tipico. Abbiamo i colbacchi in Russia, abbiamo appunto i turbanti in India. Coprirsi il capo è un'esigenza che ci è sempre stata. Per cui, sperando di avervi interessato anche questa volta, cosa rimane da dire? Che l'abito non farà il monaco, ma, come sempre, il monaco il suo abito ce l'ha. Alla prossima volta e buona serata!